Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati come ogni venerdì all'appuntamento con i fatti e le opinioni, un venerdì che prelude ad un weekend meteorologicamente previsto di gran caldo anche sulla nostra regione, il primo vero weekend di estate dopo qualcuno che ha un po' tradito le aspettative dal punto di vista meteo. Quindi si entra nel vivo della stagione che è quella del post lockdown e abbiamo deciso di impostare questa trasmissione come un tour virtuale tra le città grandi e piccole d'Abruzzo, quelle soprattutto che hanno una vocazione turistica, per discutere in particolare con i sindaci di come ci si prepara a quest'estate, insomma dopo tante difficoltà che sono state vissute nell'era della più acuta della pandemia, a suon di ordinanze, a suon di regole che comunque ci tengono sempre sull'allerta rispetto a quello che è stato e che si spera non si vada a ripetere, e anche però dal punto di vista degli eventi, degli spettacoli, dell'intrattenimento, insomma quanto possono incidere gli sforzi delle amministrazioni comunali nei limiti dei loro budget, delle loro risorse, per rendere una vacanza in Abruzzo anche la più divertente e la più sicura soprattutto. Allora, di questo parliamo con tanti sindaci che avremo collegati sulla nostra chat virtuale e con in studio un sindaco, però ne rappresenta 22 in questo caso, che è il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso, che è il coordinatore. Buonasera, buonasera. Buonasera a lei sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito, che è coordinatore della rete unico dei 22 comuni colpiti dal sisma nel centro Italia, che hanno deciso di unirsi per tante cose, ma anche per iniziare già da quest'estate a dare un messaggio comune di ospitalità sul territorio, su un territorio che stanno rinascendo dopo ferite profonde, che invece diventano posti dove trascorrere serate belle all'aria aperta, con tanti spettacoli e tanti momenti finalmente di convivialità. Il progetto si chiama Unico, che detto così, soprattutto in periodo di scadenze fiscali, sembrerebbe abbastanza repellente, però invece è tutto il contrario, perché è un progetto molto all'insegna dell'accoglienza. Fatta questa battuta, io la prima cosa che devo fare è onorare un impegno che ho con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che ringrazio e saluto e che già vedo in collegamento sulla nostra chat Zoom, perché poi ha un impegno istituzionale, e gli chiedo appunto, sindaco, intanto benvenuto. Gli chiedo, insomma, per l'Aquila questa, insomma, stiamo parlando già di post terremoto, oltre che di post pandemia, è un'estate in cui dopo gli straordinari quasi inattesi, ai quali probabilmente nessuno era preparato, risultati in presenze turistiche della scorsa estate, è davvero quella dell'estate del decollo, quella che ci porterà poi fino alla perdonanza del 28 di agosto. Sindaco, quali sono le vostre aspettative? Le nostre aspettative sono quelle di replicare e di mantenere il trend che abbiamo registrato negli ultimi due anni in termini di arrivi e di presenze. Il 2019 ha fatto più 16% rispetto al 2018 e il agosto 2020, che è l'unico parametro utilizzabile, visto che è stato di fatto insieme a luglio, quasi sono stati gli unici due mesi utilizzabili dal punto di vista della mobilità dei turisti, abbiamo fatto più 26% rispetto al 2019, in cui già eravamo cresciuti. Quindi, a fronte di un dato nazionale del meno 23% e di una crescita abruzzese di poco meno del 7%. Quindi numeri importanti che naturalmente da un lato ci gratificano, perché evidentemente la proposta che abbiamo impostato da quando mi sono insediato in termini di eventi e di promozione dell'immagine della città sta funzionando. Dall'altro naturalmente ci responsabilizza, perché ci pone di fronte a nuove sfide, a nuove esigenze, dalle nuove aree camper che stiamo facendo al miglioramento della qualità dell'accoglienza sul Gran Sasso, che l'anno scorso ha fatto segnare la funivia 116.000 passaggi, quindi numeri molto importanti. E ci stiamo preparando anche per l'estate aquilana. Abbiamo presentato il cartellone dei cantieri dell'immaginario, iniziamo il 7 luglio con Pasotti sulle musiche di Stravinsky, chiudiamo il 26
con il concerto di Samuele Bersani. In mezzo ci sono rappresentazioni teatrali di assoluta qualità fatte per L'Aquila, fra cui mi piace ricordare il Clitemnestra scritto da Luciano Violante, che andrà in scena il 15 di luglio. Ci sono artisti internazionali come Emir Kusturica, ci sono attori importanti come Leo Guanciale, Bassi, c'è Elio che canta Iannacci, Butinar che fa Califano, insomma è un Brachetti in Pierino e il Lupo, insomma. E poi ci sono spettacoli anche per i più piccoli, sicuramente sarà un luglio molto interessante. Poi avremo il Cinema sotto le stelle, la rassegna che facciamo tutti gli anni intestata ad Aquino Reato, intitolata, dedicata al grande viaggiatore che portava il cinema nelle piazze dell'Aquila e dei comuni abruzzesi. E poi avremo naturalmente gli spettacoli organizzati dalle istituzioni culturali, solisti, la Barattelli, eccetera. E poi naturalmente ci sarà il grande spettacolo della Perdonanza Celestiniana, al secondo anno dopo il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. E poi avremo la prima settimana, il primo weekend di settembre, il Festival Jazz, e poi la Notte dei Ricercatori, Sharper. Anche quest'anno la Commissione Europea ha finanziato il partenariato formato dal Comune dell'Aquila, il Gran Sasso Science Institute, i laboratori del Gran Sasso. Insomma, ce ne sono di cose da fare, da vedere e da sentire nella città dell'Aquila. Non ci sarà da annoiarsi, Sindaco, ma ci sarà comunque da vivere con civiltà anche gli eventi che porteranno numerose presenze in città. Va in questo senso la sua ordinanza, quella anti-Bottelloni, che ha fatto tanto discutere, ha creato anche delle reazioni. Ecco, lei che cosa si sente di dire non tanto ai turisti, ma anche soprattutto ai suoi concittadini, rispetto alle regole della movida, che sicuramente saranno un tema di quest'estate? Ma sì, L'Aquila è una città universitaria, L'Aquila è una città viva e quindi come tale naturalmente sconta, fra virgolette, un afflusso consistente di giovani e meno giovani, soprattutto nel fine settimana, in particolar modo giovedì, venerdì e sabato. E naturalmente questo genera un po' di conflittualità con i residenti che piano piano stanno rientrando nelle proprie case. Ci sono zone che prima del terremoto erano esclusivamente residenziali o dedicate al commercio di vicinato, che oggi si ritrovano invece ad essere al centro della movida. Abbiamo cercato di imporre delle regole, il divieto di consumo di bevande in alcune zone rosse, chiamiamole così, cioè lì dove non ci sono locali, quindi non c'è alcun motivo per cui la gente stazioni a bere e quindi si possa garantire il decoro. Il divieto di consumare bevande in bottiglie in metro, e quindi per prevenire anche i rumori molesti della sera, naturalmente non si può contenere una marea e pensare che migliaia di persone messe tutte insieme in alcuni luoghi stiano in religioso silenzio, e quindi bisogna cercare di contemperare le esigenze di tutti. Con la prefettura stiamo facendo un grande lavoro in tema di coordinamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, diciamo, da questo punto di vista, anche per smentire alcuni titoli sensazionalistici che ho letto nei giorni scorsi. All'Aquila non c'è nessuna movida violenta, esistono dei fenomeni talvolta di maleducazione, talvolta che hanno una gravità più accentuata, ma mediamente la città dell'Aquila è un luogo assolutamente tranquillo in cui vivere. Forse riportare un po' di musica, un po' di cultura in centro servirà anche a generare una maggiore, diciamo, consapevolezza del senso civico e del rispetto delle cose e delle persone. Bene, grazie Sindaco, buona estate a lei e a tutti gli aquilani. Naturalmente. Grazie, un saluto a tutti voi. Tutti gli abruzzesi dovrebbero trascorrere almeno un weekend all'Aquila per vedere come sta rinascendo questa meravigliosa città. Grazie, buon lavoro, grazie. Buona giornata. Grazie. Allora, adesso andiamo, poi torneremo sul Gran Sasso con D'Alonso, ma adesso andiamo dai monti al mare, così come è possibile
nel giro di pochi minuti nella nostra regione, davvero unica per questo. E andiamo a Francavilla al Mare con il sindaco Antonio Luciani, che in quello che è il suo ultimo anno di mandato, come si suol dire, chiude col botto, tant'è vero che qualcuno dice, insomma, in molti verranno anche dall'area metropolitana, dagli altri comuni, compreso quello principale, perché il cartellone di Francavilla quest'anno è davvero di altissimo profilo. Sindaco, allora intanto buongiorno, diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ma il buongiorno nel momento in cui registriamo questa trasmissione ai sindaci. Insomma, ci fa anche lei una sintesi brevissima di quelli che saranno i tantissimi appuntamenti di quest'estate a Francavilla? Sì, intanto io vorrei lanciare un messaggio, visto che la mia undicesima estate, l'ultima estate, ne ho fatte 11 per il Covid, perché come sapete hanno allungato la scadenza elettorale, altrimenti ci sarebbe un nuovo sindaco già al mio posto. Vorrei lanciare un messaggio che più che altro una constatazione, un dispiacere, una cosa che non siamo mai riusciti a fare. Io mi domando ogni anno, ogni estate, perché non veniamo convocati dalla regione, noi comuni, ad esempio poi si collegherà il mio collega, lo stimato sindaco di Ortona, perché la regione non ci convochi, e non è una questione politica, perché non lo ha fatto né il centro-sinistra né il centro-destra, quindi non lo fa nessuno, e non mette a sistema i nostri eventi, i nostri calendari. Per fare turismo, vero turismo, ci deve essere una dimensione almeno regionale, e noi abbiamo una regione, ripeto, tanto di centrodestra che di centrosinistra, che è completamente assente e che ci lascia da soli, completamente da soli, a organizzare i nostri eventi e le nostre estati. Ben venga l'Unione dei Comuni, e saluto il collega sindaco che è riuscito a mettere insieme più teste in Abruzzo, ma in verità quello che andrebbe fatto è un semplicissimo tavolo regionale che possa coordinare gli eventi quantomeno per zone, perché Pescara, Ortona, Francavilla, Chieti, fanno parte, Montesilvano, fanno parte ormai di un'unica realtà, di un'unica area geografica, se non metropolitana, e quindi non si capisce perché poi andiamo ad accavallare i nostri eventi. Fatta questa breve polemica, ti dico che l'estate scorsa, post-Covid, è stata un'estate molto buona, abbiamo avuto tantissime presenze, anche noi un incremento di presenze, e quindi le nostre ditte hanno tirato un respiro di sollievo. Quest'estate, siccome la nostra economia principalmente è fatta di questo, di aziende turistiche, di aziende che vivono dell'agricoltura, dei prodotti della propria terra, del piccolo commercio, ristorazione, bar, noi siamo questo come tessuto economico e sociale, e quindi organizziamo delle cose di livello per far sì che la nostra città, almeno in estate, post-Covid, possa splendere, possa attirare turisti. Partiremo a luglio con una manifestazione consolidata che è la Filosofia al Mare, che raduna migliaia di persone a sentire i grandi filosofi del nostro tempo, e avremo ospiti da noi Umberto Galimberti, Umberto Curi, il Massimo Cacciari, Vito Mancuso, Claudia Baracchi, insomma tutti i più grandi nomi, Francesca Rigotti, tutti i più grandi nomi della filosofia, una manifestazione che è premiata con la medaglia del Presidente della Repubblica. E dopo avremo tante manifestazioni anche di musica, di musica pop, dalla musica del Blue Bar con il Getro Tal, che sarà qui in concerto a Francavilla il 3 agosto, a seguire da Tullio d'Episcopo e tanti altri. Avremo i concertoni, i cosiddetti concertoni, con Gigi D'Alessio, Fabrizio Moro, Antonello Venditti, Carl Brady, Willy Peyote, con la Pesce di Martino. Avremo anche il trio dei comici, Biagio Izzo, Stefano De Martino, Francesco Paolo Antoni. Insomma, abbiamo organizzato un'estate assolutamente di rilievo, sperando anche che prima dell'arrivo di questi eventi ci possano essere anche dei nuovi provvedimenti da parte del governo per allargare la partecipazione, perché come sapete oggi siamo costretti a rendere questi eventi in sostanza a pagamento, perché c'è la necessità di acquistare un biglietto, di essere seduti in un posto distanziato, e soprattutto non si possono far partecipare più di 1000 persone per volta. Io mi auguro che prima di agosto si possa ottenere una rivisitazione di questa regola, e noi in corsa saremo subito pronti
a cambiare. C'è da dire che il comune di Francavilla si distinse lo scorso anno anche per aver inventato una situazione che dal punto di vista logistico riusciva a garantire il distanziamento. Proprio a Francavilla si svolsero tra le pochissime manifestazioni all'aperto la scorsa estate, lo ha ricordato lei. Ma come si gestisce adesso, ecco, si spera molto anche nel Green Pass, novità di queste ore, una massa di persone in una situazione ancora così incerta, Sindaco? Lei è un po' preoccupato? No, perché già l'anno scorso, con il buon senso e con il rispetto delle elementari regole diciamo che ci sono già, che tutti conosciamo, quindi mascherina, distanziamento, igienizzazione, noi l'anno scorso abbiamo avuto un'estate, mi preme dirlo, COVID free, nel senso che il riscontro che abbiamo è che a fine settembre non avevamo avuto nessun picco di contagi, quindi l'estate è passata liscia. Già con le regole dello scorso anno i contagi del Covid sono aumentati in periodo assolutamente scollegato dall'estate, perché sono aumentati dopo le feste natalizie. Certo. Fino ad allora avevamo avuto un piccolo picco a novembre, ma diciamo che l'estate abbiamo la prova provata che la scorsa estate è stata vissuta in completa sicurezza. Bene, io ringrazio Antonio Luciani, ricordando che alcuni degli eventi di cui ha parlato, in particolare il Festival della Filosofia, ma anche il Blue Bar per tutti i backstage e tutte insomma le importanti date con gli spettacoli, saranno seguite da Rete 8 attraverso il Rete 8 Tour Village, che è la nostra vetrina estiva che appunto segue questi eventi nei piccoli e grandi centri da Abruzzo. Buona estate anche a Francavilla, a tutti i cittadini e i villeggianti di quest'estate. Grazie Antonio Luciani. Facciamo intervenire per la prima volta il sindaco di Corognaleto Giuseppe D'Alonso. Abbiamo già con i sindaci che abbiamo sentito inquadrato alcuni dei temi e anche delle esigenze che le amministrazioni comunali avvertono in una fase come questa. E la risposta appunto alle questioni che poneva Luciani è presente proprio qui nei nostri studi, vale a dire i sindaci che si rimboccano le maniche, si mettono insieme e creano un soggetto indipendente anche dalle altre istituzioni per fare insomma insieme ciò che magari soprattutto nei piccoli comuni non è possibile realizzare. Che cos'è unico anche dal punto di vista dell'organizzazione di un cartellone estivo, Sindaco? Grazie Carmine, saluto tutti i sindaci, i colleghi, e parto subito da quello che ha detto Luciani, il nostro sindaco di Francavilla, che ringrazio per il grande lavoro che ha fatto nei suoi mandati, e oggi siamo un po' alla verifica finale. Il tema per cui è nato unico è proprio quello che ha accennato Luciani, che molte volte i sistemi programmatori, che siano regionali ma penso anche a quelli governativi, e cioè al PNRR che sta per arrivare, i recovery, insomma, vengono accaduta senza ascoltare un attimino quelle che sono le esigenze del territorio e soprattutto le modalità di possibile spesa di queste somme, perché uno dei temi è, oltre che avere la condizione di entrare in questi progetti, e poi che non si ha la condizione per eseguire. La progettazione ha un suo iter, ha un suo costo che i comuni non possono permettersi. Noi, a dire il vero, abbiamo già fatto un percorso. Noi abbiamo un festival che si chiama Abruzzo dal Vivo, quindi che racconta un po' la storia, è già noto, già è conosciuto, dove i sindaci si sono uniti per appunto armonizzare al meglio quelle somme che sono state messe a disposizione dal governo, dal MIBAC, per il tramite della Regione Abruzzo. In una prima fase c'era, come devo dire, una promiscuità fra comune e soggetti, associazioni, soggetti FUS, poi anche la stessa regione, quindi abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto una educazione insieme di quello che è il sistema di distribuzione delle risorse. Quindi la regione ha capito che Abruzzo dal Vivo, in questa veste, era lo strumento giusto per spendere le risorse in maniera armoniosa, rapida e certa, con tanto di rendicontazione, perché è ovvio che le spese poi devono essere rendicontate non solo alla regione ma alla stessa struttura governativa. Questo sistema ha portato i risultati. Io porto ad esempio la lungimiranza dei sindaci nello scegliere lo scorso anno, in un momento difficile dove la pandemia insomma chiudeva di tutto di più, noi abbiamo portato uno spessore nazionale, un valore nazionale, un artista come Bollani sul lago di Campotosto, dove tutti i sindaci hanno dato il loro avallo per fare realizzare questo spettacolo. Sembrava una cosa impossibile, rispettando le norme, purtroppo limitate a 1000 persone,
siamo riusciti a portare questo spettacolo, diciamo, della nostra bella Italia nel lago di Campotosto, cosa che ancora oggi vediamo, perché lo stesso Bollani spesso racconta questa sua esperienza mai vissuta prima. Da lì, insomma, l'idea tra i sindaci, che abbiamo ragionato più volte sulle modalità, le condizioni, di fare un passo in avanti e quindi creare una struttura che, sì, bene, la rimodulazione, la valorizzazione culturale, che è un tassello importante, ma anche creare una struttura che in qualche maniera abbracciasse, noi siamo partiti dai sindaci del cratere, che abbracciasse questo territorio in difficoltà sia in termini progettuali ma sia in termini proprio di presentazione del territorio in virtù degli scenari emergenziali che abbiamo vissuto. Non sto qui a raccontare i sisma, la neve, le alluvioni e poi ovviamente la pandemia. Abbiamo alzato un po' la testa invertendo il contesto, e cioè quello di dire quello che serve al territorio, ciò che bisogna dare ai nostri cittadini, mettendolo su carta e andando a presentarci, a configurarci, diciamo, con gli strumenti programmatori. Non da ultimo ieri abbiamo avuto un incontro con la Regione, proprio la struttura di programmazione, che insomma quasi siamo stati chiamati a raccontare la visione di questo progetto, che è molto interessante per la Regione e non solo la Regione. Di qui quindi l'organizzazione di questo unico, comuni che si mettono insieme su linee progettuali che vengono dettate sì dal governo, sì dalla regione, ma pensiamo anche all'Europa, la rigenerazione urbana, la valorizzazione energetica, quegli strumenti dove la regione ogni programmazione pone somme importanti che puntualmente poi non riusciamo a spendere, per appunto intercettarle e coniarle, declinarle nel miglior metodo giusto per le esigenze del territorio. Unico è una svolta, credo io, condivisa ovviamente da tutti i sindaci. Abbiamo sindaci di 3 province, abbiamo sindaci che vanno da Farindola, arrivano fino a Varete, abbiamo il sindaco capoluogo di Teramo che poi coordina un po' l'area vasta, quindi un aspetto molto più grande, ma credo che questo unico crescerà ancora di più perché è molto attenzionato, ripeto, non solo dai sindaci, ma perché è un sistema che può dare risposte nel breve e immediato tempo. Noi pensiamo che le risorse, quando vengono distribuite, devono avere un filone per poter essere spese, e soprattutto dobbiamo ragionare con termini positivi di quelle somme o quelle risorse che possono essere spese. Cioè, mi riferisco un po' più alla montagna. Noi non abbiamo bisogno più di slogan, noi abbiamo bisogno di fatti, perché il tema che noi abbiamo è che stiamo perdendo pezzi di collettività giorno su giorno, cioè famiglie che si spostano, e guardate, non è che si fermano nella immediata valle tipo Montorio Teramo. Io ragionavo con il sindaco di Teramo dicendo: poni tu le basi, perché se no scivoleremo al mare, il declino dello scivolamento delle acque. Quindi c'è necessità di arginare il sistema, e per fare questa cosa mettere a misura queste risorse che vadano nella direzione giusta. Quindi bene la rigenerazione, ma anche l'attenzione ai ceppi familiari e a quelle economie che sono sofferenti nelle aree interne. Bene, allora, vedendo insieme ancora queste meravigliose immagini di Bollani, giustamente riproposteci da Danilo Cinquino in regia, noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi torneremo in studio perché ci sono altri sindaci pronti per ascoltare e per comunicare soprattutto ai nostri telespettatori quali sono le novità di quest'estate in grandi e piccoli comuni d'Abruzzo. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, stiamo presentando l'estate dei sindaci, in qualche modo l'estate dei comuni in Abruzzo. Il nostro viaggio ci porta dalle montagne fino al mare, torniamo sulla costa con Ortona, dove in collegamento abbiamo il sindaco Leo Castiglione, che ci presenta quali saranno gli eventi di questa nuova estate, anche questa un po' liberata dalle briglie che almeno lo scorso anno hanno impedito tanti eventi, ma che anche per quel che sono le premesse, insomma, si profila davvero ricca di momenti di attrazione per quanto riguarda gli spettacoli, ma anche per quel che riguarda la cultura. In particolare a Ortona si punta molto su un colore, quello del giallo. Castiglione, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Carmine, saluto tutti i colleghi sindaci. Io vorrei partire innanzitutto dall'anno scorso, perché l'anno scorso è stato un anno difficile
ma i numeri ci hanno tirato su di morale, perché noi abbiamo avuto dai dati del nostro ufficio turistico una percentuale del 15-20% in più di presenze, e questo frutto di un'attenzione, diciamo, di eventi svolti in totale sicurezza. Quindi ci fa ben sperare anche per quest'anno, e dai dati che abbiamo ci risulta già tutto esaurito diciamo, nella ricettività della nostra città. Questo è frutto di un lavoro che parte da lontano, perché poi fare turismo significa anche investire, significa riqualificare la città, significa dare decoro alla città, perché il turista vuole essere accolto, sentirsi a casa, ed è giusto che noi offriamo una città appunto decorosa. È quello che stiamo facendo dall'inizio del mio mandato, cercando di offrire una città sempre più bella. A questo logicamente poi si aggiungono gli eventi, ma anche qui abbiamo una visione che guarda oltre. Il nostro deve essere un brand ormai come Ortona e come tutte le altre città, che guarda la Costa dei Trabocchi, che guarda alla pista ciclabile. Insomma, occorre fare sistema anche sugli eventi, per far sì che il turista che viene a Ortona vada a Fossa Cesia, vada a Torino di Sangro, vada a San Vito e viceversa. Quindi su questo poi abbiamo cercato di mettere molta qualità, di alzare il livello, e credo che grazie al lavoro dell'assessore Canosa, che insieme al comitato manifestazioni ortonesi offriamo quest'anno un programma veramente di tutto riguardo. Parto da quello che hai detto tu, è la terza edizione di Non solo giallo di sera, che vedrà i più famosi scrittori italiani presenti. Faccio il nome di Alice Basso, Aldo Pagano, Gabriele Labia, ci sarà anche Matteo Strucul, ma ne potrei elencare tanti altri. Grazie alla direzione artistica di un ortonese eccellente come Romano De Marco, anche egli scrittore. E poi un evento anche importante, sempre attinente alla cultura, è il 16, 17, 18 luglio ci sarà un festival delle case editrici abruzzesi, dove appunto ci sarà un reading, diciamo, letterario, e presentazioni dei libri di autori delle maggiori case editrici abruzzesi. Anche questa è una novità. Per poi passare ai nomi importanti, vorrei iniziare con la data zero di Franco 126, che ci sarà il 21 luglio, un artista molto voluto dai giovani, e questo ci fa molto piacere. Sarà 4 giorni nella nostra città e il concerto ci sarà il 21 luglio. Poi all'interno della rassegna Non solo blues avremo Nino Buonocore, avremo Max Gazzè, avremo il concerto dell'Alba, che ormai è diventata un'attrazione, perché sullo scorcio della piazza del teatro potremo godere di quest'Alba musicale bellissima, che quest'anno sarà dedicata ai cantautori italiani. Poi avremo Aiello Live il 14 agosto, il 21 agosto avremo Panariello, e sempre per quanto riguarda l'attenzione data quest'anno ai giovani, ma non solo ai giovani, abbiamo il 2 settembre l'Italian Style Festival, che è una chiusura alla grande, con 3 artisti rap che vanno per la maggiore, come Guè Pequeno, Jolier ed Hernia. E questo per la felicità dei ragazzi. Quello che mi preme dire è che tutti questi eventi saranno organizzati nella totale sicurezza, con posti a sedere. Sappiamo tutti quali sono le regole da rispettare, ma certamente contiamo più che sul controllo, contiamo sul buon senso delle persone, perché questo occorre, come è successo l'anno scorso, ma sono certo che anche quest'anno, anche alla luce dei nomi che ho appena elencato, ci sarà tanta partecipazione, e i posti saranno numerati. Logicamente, perché è proprio per la sicurezza che abbiamo fatto questa scelta, che è anche doverosa. Per quanto riguarda Franco 126, si esibirà allo stadio. I luoghi della città che saranno impegnati sarà Piazza San Tommaso, Piazza degli Eroi Canadesi, la piazza che abbiamo realizzato da poco, Piazza del Teatro. Insomma, abbiamo cercato di ottimizzare anche le location della città, proprio per garantire maggiore sicurezza.
sicurezza a tutti. Ecco, sindaco, di Ortona si parla proprio in questi giorni, in queste ore, per due temi specifici. Non posso esimermi da farle una domanda su questo. Il primo è il progetto che avete presentato di riqualificazione di una ulteriore della zona che porta dalla città alta fino al mare attraverso un progetto di funicolare. La seconda è questa polemica che si è scatenata dal punto di vista urbanistico sulle scelte che state intraprendendo rispetto alle necessità di salvaguardia naturalistica degli arenili. Ecco, brevemente un flash su questi due temi di stretta attualità. Carmine, è difficile essere brevi. Sì, ma immagino, soprattutto allora, sul secondo punto. Cercherò di farlo. Sulla funicolare era un sogno e un obiettivo di questa amministrazione. Noi siamo stati, lo voglio dire, bravi ad ottenere addirittura il finanziamento dal Ministero degli Interni per la progettazione della funicolare, e adesso abbiamo chiesto, siamo andati come amministrazione dal Ministro del Sud, l'onorevole Mara Carfagna, proprio per far inserire questo finanziamento di 2,4 milioni nel CIS Abruzzo, e credo che ci siano buone possibilità. Questo riempirebbe un vuoto che ormai dura da troppi anni, dal periodo della guerra, da quando Ortona era collegata dalla funicolare alla zona, alla marina, e da allora non lo è stato più. Noi vogliamo ripristinare questo collegamento alla luce anche di quello che potrà essere la pista ciclabile all'interno della ciclovia turistica adriatica. Per quanto riguarda invece la polemica, io credo che sia veramente una polemica fuori luogo, tardiva, perché noi abbiamo adottato un piano regolatore, c'è stato il periodo delle osservazioni controdedotte. Oggi che siamo nella fase dell'approvazione del piano regolatore, qualcuno si ricorda di un piano regolatore ad Ortona, un piano regolatore che ha abbassato gli indici di edificabilità, che è stato ridotto da una previsione per una popolazione di 80.000 abitanti a 34.000 abitanti, che ha previsto nella zona nord non discoteche colate di cemento, ma bensì aree da ballo. Se poi vogliamo fare turismo senza neanche prevedere un'area da ballo, no, ognuno ha la sua visione. Dove abbiamo previsto nella zona nord attività, attrezzature turistiche permanenti dell'altezza massima di 3,5 metri, dove abbiamo anche insieme alla sovrintendenza previsto un abaco per prevedere i materiali da utilizzare per la realizzazione di queste strutture. Abbiamo salvaguardato le riserve, finalmente abbiamo salvaguardato il borgo dell'Acquabella. Io credo, francamente, sono rimasto stupito da queste affermazioni, perché non rispondono a verità. È un piano regolatore che prevede circa 10.000 abitanti in più per la città di Ortona, e non mi sembra che con questa previsione si possa parlare di colate di cemento. Bene. Anzi, tutt'altro. Grazie sindaco, buona estate a lei a Ortona. Ora ci spostiamo su un altro litorale meraviglioso del nostro Abruzzo, quello nord. Siamo nella sua provincia, torniamo nel Teramano, a Silvi, dove c'è il sindaco Andrea Scordella. Finalmente ci si gode questa estate dopo un inverno molto duro. Silvi è una delle località preferite soprattutto dagli aquilani, dai teramani. Insomma, come vi preparate peraltro a quest'estate? Sicuramente intanto con una spiaggia nuova, perché i lavori di difesa della costa finalmente sono diventati in realtà, e questa è la prima grande notizia, oltre naturalmente alla conferma della bandiera blu, ma quella ormai per Silvi è diventata una certezza. Sindaco Scordella. Salve a tutti, un saluto ai miei colleghi sindaci. Sì, un'estate sicuramente brillante, vedendo anche l'estate dell'anno scorso. L'anno scorso eravamo scettici e poi invece è stata veramente una grande estate, con più 20% nel mese di agosto. Quest'anno i propositi ci sono tutti, sappiamo che c'è molto fermento, la gente ha voglia di uscire, e noi stiamo cercando di programmare un'estate in massima sicurezza, ovviamente come tutti i miei colleghi sindaci, cercando di dare anche delle attrattive, soprattutto nelle ore serali. Abbiamo ripresentato l'arena del mare, l'arena dei Pini, dove l'anno scorso abbiamo in massima sicurezza fatto diverse attività, diciamo, di spettacoli. Anche quest'anno abbiamo un cartellone ricco che partirà nei primi giorni di luglio fino al 31 agosto. Dunque veramente un'estate, diciamo,
esplosiva, sperando insomma che ci sia, si garantisca, diciamo, le misure anti-Covid, perché sono necessarie e indispensabili. Abbiamo un'estate, diciamo, aperta soprattutto alle famiglie, perché Silvi negli ultimi anni insomma vive soprattutto di un turismo familiare, però anche per i ragazzi insomma abbiamo cercato di far qualcosa in più. Ovviamente stiamo cercando di programmare tutti questi interventi garantendo appunto le misure prestabilite. Dunque, un'arena dei pini sul nostro territorio, avremo i Jolly Rogers Band, i Son con una cover dei Nomadi, avremo dei teatri per i bambini in piazza, avremo il classico teatro dialettale, avremo soprattutto una giornata dedicata al Rino Gaetano Day, dunque un ricordo di Rino Gaetano importante soprattutto nel fine luglio, una cover dei Pooh con i Palasport, una bellissima festa che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, che è la festa del volontario, che l'anno scorso abbiamo voluto creare sul nostro territorio grazie veramente all'ausilio delle tante associazioni che si sono impegnate in questa pandemia, e dunque anche quest'anno l'abbiamo riproposta proprio perché l'anno scorso è stato un successo. E soprattutto avremo poi serate a tema e di cultura attraverso l'Istituto Cinematografico Lanterna Magica, che faranno, diciamo, film in piazza e anche altre tipologie culturali sul territorio. È stato ripresentato C'era solo a mare, dunque anche per quest'anno viene ripresentata sui nostri stabilimenti balneari questa bellissima iniziativa. E per concludere poi il 30 di agosto con il Festival della Melodia. Sicuramente il calendario ancora non è concluso, non è ancora uscito, dunque avremo sicuramente altre novità, stiamo aspettando delle conferme, cercando di puntare anche a qualcosa di qualità per i nostri tanti turisti che affolleranno Silvi. Troveranno una Silvi diversa per due grandi cantieri che sono partiti quest'anno, che sono il tratto centrale della pista ciclabile, sperando di concluderlo nel 2022, e soprattutto le famose barriere rigide, le scogliere, che hanno dato almeno un minimo di speranza e sicurezza al tratto sud di Silvi, martoriato dal fenomeno erosivo. Ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare, però i turisti troveranno sicuramente una città che sta cambiando volto, una città che è un percorso che sicuramente ha bisogno di altro tempo, però siamo convinti che Silvi sarà in grado di ospitare, come ogni anno, di tanti turisti sul nostro territorio. Sindaco, faccio anche a lei un'altra domanda flash rispetto a un tema su cui le chiedo di rappresentare un po' la voce di tutti i sindaci di quella costa, cioè la risoluzione in tempi brevi dei problemi legati al traffico sulla 14, per evitare che vi siano problemi a cascata sulla statale 16. Che tipo di rassicurazioni avete avuto dalla società Autostrade negli incontri che ci sono stati? Possiamo rassicurare anche i vostri turisti? Allora, cercheremo di rassicurarli, anche se nell'ultimo tavolo che è stato fatto proprio in prefettura abbiamo appreso che comunque i lavori verranno protratti almeno fino al 15 luglio, dunque sicuramente un inizio estate difficile e particolare, soprattutto sul nostro territorio, dove, avendo il lungomare interessato dai cantieri aperti che si concluderanno entro il 30 giugno, avremo, diciamo, questo inizio un pochino particolare e critico. Ovviamente siamo preoccupati per i primi 15 giorni di luglio, proprio perché la situazione insomma è evidente, il fatto del traffico sulla A14 a parte scoraggia, diciamo, qualche turista che transita su quel territorio, ma poi soprattutto perché buona parte di quel traffico poi si riversa sulla statale 16 e dunque interessa i tanti comuni costieri che oggi si stanno preparando ad un turismo, diciamo, molto più rilassante, non code e code di ore di traffico sul nostro territorio. Perciò questo, diciamo, è un aspetto un pochino delicato. So che però tutti gli attori in campo stanno cercando di risolvere queste problematiche il prima possibile. La società Autostrade sta cercando di accelerare sulla tempistica dei lavori in autostrada, ma soprattutto per il fatto che comunque erano lavori che non potevano essere
procrastinati e dunque siamo nelle condizioni di dover comunque oggi subire un attimino, almeno per i primi giorni di luglio, ancora questa criticità. Vogliamo essere ottimisti perché dobbiamo far comprendere ai turisti che comunque ce la stiamo mettendo tutta e che siamo pronti ad accoglierli e dunque a non scoraggiarli se dovranno comunque fare qualche chilometro di coda sulle nostre strade. Però voglio dire, questo è un problema veramente, una questione veramente annosa e spinosa che tutta la regione dovrà sicuramente impegnarsi per migliorare le infrastrutture sul nostro territorio, perché siamo il passaggio, la cerniera tra il nord e il sud, ma soprattutto se vogliamo accogliere i tanti turisti da fuori regione dobbiamo sicuramente agevolare l'arrivo sui nostri territori. Dunque, questo è un appello che faccio a tutti gli enti sovraordinati e a tutte le istituzioni, proprio per la collaborazione e cercare di trovare soluzioni che siano strutturali per un Abruzzo sicuramente proiettato a farsi conoscere nel mondo. Grazie Sindaco Scordella, buona estate a Silvia e a tutti i turisti che sceglieranno Silvia. Adesso andiamo in Marsica, ci spostiamo ad Avezzano con il Sindaco Gianni Di Pangrazio, che si prepara insomma a vivere questa estate con una serie di eventi anche qui di grande attrattività, ma anche con qualche decisione importante sul fronte della gestione della sicurezza, della movida. Lei insieme al sindaco di Pescara è stato tra i primi a fare un'ordinanza su cui appunto si disciplinavano anche delle regole per quanto riguarda gli orari. Allora, quali sono le sue aspettative, quali sono i suoi appelli rispetto a ciò che avverrà in questa estate, che possiamo già definire, speriamo davvero, ma lo vogliamo fare con grande convinzione, post pandemica? Sindaco Di Pangrazio. Avezzano è un po' il centro della Marsica, e quindi un turismo vero e proprio avezzano ce l'ha di passaggio, un turismo più stanziale ce l'hanno alcune cittadine intorno ad Avezzano, che veramente vengono poi fatte dei spettacoli e delle manifestazioni molto molto importanti. È chiaro che noi, come tutti gli anni, rifaremo il nostro cartellone estivo, rifaremo la settimana marsicana e rifaremo alcuni concerti per, come ho detto prima, dare sfogo, dare soddisfazione ai giovani e ai meno giovani che vivono ad Avezzano. Avezzano è una città che all'anagrafe conta 43.000 abitanti, 44.000 abitanti, ma di fatto i residenti sono molti di più, sono una 60.000 abitanti, e quindi dobbiamo per forza creare delle possibilità per far restare queste persone, i cittadini, insomma tutti, nella nostra bella città, che è Avezzano, una città, come sapete, costruita con i viali, con alberati, una città giardino, e dobbiamo valorizzare proprio i vari punti della città. È vero che abbiamo messo dei punti da fuori al comune, che sto vedendo c'è un anfiteatro proprio naturale, e poi ci sono alcuni punti non solo al centro ma anche nelle periferie, oltre chiaramente il teatro e il castello a disposizione, che valorizzeremo proprio con questi spettacoli fatti durante tutto il periodo estivo, partendo dalla metà di luglio fino a fine agosto. Bene. Come dicevi bene tu, Carmine, va monitorata e controllata, ma l'idea di fare l'ordinanza è un'idea che, devo dire, mi è venuta proprio dai ragazzi. Io, sai benissimo che li ascolto molto, ho fatto le mie passeggiate nei vari esercizi pubblici, ho sentito le loro esigenze, e sono stati proprio loro che hanno richiesto al sindaco di creare un monitoraggio e anche uno stop a una certa ora per la somministrazione
di bevande e alimenti, e quindi poi assicurare poi gradualmente la chiusura. Tant'è vero che da lunedì a giovedì faremo la chiusura alle 12.30 con la possibilità di allontanare le persone piano piano fino a luna, e nei due giorni festivi, venerdì, sabato e domenica, a luna, per poi arrivare fino a luna e 30. È importante questo monitoraggio perché è legato poi all'ampliamento dell'isola pedonale. Abbiamo fatto un'isola pedonale più ampia, più importante, e ne faremo anche nel corso dell'estate altre, proprio per garantire la massima possibilità a queste attività di poter esercitare meglio e bene, recuperare qualcosa del passato. Quindi due sono i punti: uno, cercare di dare un po' di libertà agli esercizi pubblici, tant'è vero che abbiamo esentato il suolo pubblico e nello stesso tempo abbiamo consentito la messa, la possibilità di posizionare dei gazebo. Devo dire, sono un po' variegati questi gazebo, ma in questo momento dovevamo per forza dare la massima libertà e senza mettere regole troppo rigide all'estetica, perché la principale pensiero del sindaco e dell'amministrazione è quella di cercare di ripartire e di far ripartire queste attività. E secondo, quello dei giovani che vogliono avere un po' di libertà dopo troppo tempo rimasti chiusi e che hanno voglia di risocializzare, di ristare insieme. E è un punto fondamentale, perché sapete benissimo che socializzare, guardarsi negli occhi, darsi la pacca sopra la spalla, è un fatto fondamentale, educativo e sociale, che si rischia di perdere se si rimane dietro uno schermo e si colloquia attraverso Facebook. Bene, sindaco. Questa isola pedonale molto 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 collegata. Quindi queste sono. Poi abbiamo fatto questo avviso per il cartellone estivo, raccoglieremo queste istanze e le stiamo raccogliendo per dare la possibilità a tutti di essere presenti nel nostro territorio, soprattutto ai tanti artisti che vivono ad Avezzano e vivono nella Marsica e hanno voglia di esprimere. Grazie sindaco, allora buona estate ad Avezzano e a tutta la Marsica, città che insomma rappresenta un intero comprensorio. Fatto bene lei a dire, ci saranno anche tanti eventi sui centri che sono a ridosso dei parchi e che comunque rappresentano una grande attrattiva turistica, per fortuna, grazie a tutto abbiamo ciò. Abbiamo dei centri storici, Carmine, è vero, grandissimi. È vero. Abbiamo Alba Fucens, abbiamo i Cunicoli di Claudio, che è la più grande opera ingegneristica, abbiamo Tagliacozzo, che è eccezionale, abbiamo Silone e tutte le bellezze di Pescina. Insomma, ecco, i comuni della Marsica sono ben attrezzati per fare delle belle cose e soprattutto per far anche accogliere molti 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 turisti. Bene, noi bene, ma questo... cerchiamo più di essere protettivi dei nostri residenti, certo, e mantenerli tranquilli qui ad Avezzano e farli vivere una bella, certo, sera. Certo, assolutamente. Saluto il mio amico che ho visto in da voi, che è parecchio tempo che non lo vedevo, è un altro versante della montagna, insomma. Ciao Luciano, ciao Luciano. grazie al sindaco di Avezzano. Continuiamo a parlare di sindaci ed estate con il nostro ospite, dopo aver sentito tanti interventi dalle città grandi e piccole d'Abruzzo. Parliamo ancora di questa esperienza di Unico Gran Sasso, che anche per quel che riguarda gli spettacoli, gli eventi, i momenti di attrattività, ha l'obiettivo di realizzare una sinergia tra 22 comuni. Ecco, come si fa a mettere insieme 22 comuni e poi realizzare quello che presenterete la prossima settimana? Sarà un vero e proprio cartellone sulla scorta anche dell'esperienza di Abruzzo dal vivo, ma anche insomma con tutta una serie di difficoltà che immagino non siano facili negli allestimenti, nella sicurezza, nella realizzazione di una sinergia tra 22 realtà anche amministrative, procedurali
diverse da Lonza. Ma intanto ascoltando i sindaci, i colleghi che insomma dalla costa per arrivare fino anche all'entroterra, e saluto l'amico sindaco Gianni Di Pancrazio, prendo atto che ci dobbiamo animare ancora di più, perché tutta quella organizzazione che si è fatta sulla costa, tutto quel flusso turistico che insomma arriverà sulla costa, noi dobbiamo cercare in qualche maniera di ospitarli nell'entroterra. Di qui ecco l'iniziativa, torno a ripetere, dei sindaci che si sono messi insieme dal Festival Abruzzo dal Vivo, che presenteremo, come diceva il nostro Carmine, mercoledì insieme all'assessore Damario, che io ringrazio per la grande disponibilità. Non annuncio nulla, ma abbiamo considerato delle antenne di riferimento dove vedremo personaggi importanti, Einaudi, la Nannini, Venditti, Gioiale, insomma non voglio scoprire il cartellone se prima non siamo insieme all'assessore e agli altri sindaci. Noi in pratica che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo ascoltato le esigenze del territorio, i cittadini, e che per il tramite del loro sindaco hanno alzato la mano per dire bisogna organizzare qualcosa. L'esperienza, torno a ripetere, di Abruzzo dal Vivo ci ha fatto capire che si può fare. Siamo riusciti a gestire qui 5 annualità, quindi come diceva Carmine, le diversità diciamo amministrative, le problematiche, insomma io essendo capofila mi sobbarco un po' tutta la rendicontazione, le anticipazioni, cose non facili che insomma di concerto con i miei uffici, che ringrazio per la gestione, la dottoressa Carla Arleva, ma anche gli uffici regionali che insomma mi stanno dietro per quelli che sono gli anticipi, insomma è difficile gestire questa annualità. Poi noi abbiamo raddoppiato un po' il budget, le risorse, abbiamo preso 2 annualità, 2020 ci siamo fermati in maniera intelligente, abbiamo detto c'è l'effetto pandemico, quindi la sicurezza è la prima cosa che ci interessa e ci interessava e ancora tutt'oggi lo è. Abbiamo rinviato al 2021 una stagione più ricca, dove c'è voglia di ripartenza. Guardate che con le manifestazioni non ci fermiamo solo ad armonizzare i paesi, a rendere li vivaci, perché poi quando si porta un'attività culturale in un paese, il paese stesso si mette diciamo a nuovo, si rimodula, cerca di abbellirsi, lo fanno le amministrazioni ma lo fanno gli stessi cittadini. Abbiamo pensato anche a quel settore, a quel segmento che è stato fermo troppo tempo, mi riferisco ai service che sono stati poco attenzionati dal legislatore nelle varie formule di rimborso, e mercoledì stipuleremo con il consorzio coordinato da Volpi appunto un accordo con i service per appunto programmare al meglio e distribuire al meglio queste risorse che cadranno su tutto l'Abruzzo. Da qui siamo arrivati poi anche a valutare altre questioni, altre situazioni da rimettere in piedi, mi riferisco anche a quegli eventi importanti che si sono fermati, la fiera di Castel del Monte e quella di Piano Roseto. Lunedì avremo un incontro con i prefetti per appunto, e insieme al parco, vedere come riattivare questi eventi che sono parte integrale, lo diceva il nostro D'Annunzio, parte integrale della montagna, la transumanza, questo elemento importante che è il pastore, anche lì stiamo facendo un lavoro encomiabile. Unico è un progetto interessantissimo, lo abbiamo già discusso, noi siamo in grado, abbiamo già raccolto una, diciamo, una cartella di progettazioni e idee che i sindaci hanno tirato fuori. E insieme alla Università di Teramo, che era presente al nostro, alla nostra presentazione, ma insomma abbiamo interloquito anche con archistar di fama internazionale come Eusebi, che insomma conosciamo tutti che cosa ha combinato in Cina, per appunto armonizzare questi progetti, perché l'obiettivo di Unico e non quello di intercettare le risorse che giustamente servono, ma anche armonizzarle e fare in modo che nel tempo tengano e soprattutto blocchino quel cancro che abbiamo nelle zone d'entroterra, cioè lo spopolamento. Questo è l'obiettivo di Unico, vedo che è stato ben recepito dalle istituzioni, abbiamo avuto contatti insomma con gli europarlamentari, con l'agenzia di coesione, insomma Unico c'è, i sindaci sono galvanizzati da questo sistema perché vedono che c'è attività e quindi potrebbe sicuramente porterà risposte. Noi abbiamo un grande progetto che si chiama Living Gran Sasso, dove raccogliamo un po' tutte le esigenze del territorio. Parte di questo progetto lo metteremo nel CIS, nel contratto istituzionale che sta arrivando. Sono fiducioso che insomma avremo le risposte a breve, quindi una nuova risposta per riorganizzare ancora di più Unico.
Bene, allora in bocca al lupo per questo cartellone SEO che peraltro noi di Rete 8, come abbiamo sempre fatto, seguiremo molto, con una presenza molto ampia nei nostri palinsesti quest'estate. Io ringrazio il sindaco di Grognaleto, il capofila, ripeto, è come se oggi ne avessi ospitati 22 di sindaci. Grazie. Saluto anche il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che è il coordinatore regionale dell'ANCI e, come diceva il sindaco D'Alonso, è uno dei punti, diciamo, di riferimento per l'area vasta del progetto unico di cui ci siamo occupati. Noi salutiamo D'Alonso, ma tra poco avremo l'ultima parte della nostra trasmissione che dedicheremo alla città di Pescara, sentendo il sindaco Carlo Masci. Linea alla regia tra pochissimo. Grazie di nuovo. Bene, siamo nell'ultimo segmento della nostra trasmissione, ospite il sindaco di Pescara Carlo Masci, che io ringrazio e saluto. Sono giorni importanti questi per la città, insomma, che si prepara a un weekend molto intenso dal punto di vista degli eventi, un weekend che peraltro sarà contrassegnato da previsioni meteorologiche molto favorevoli. Insomma, arriva, scoppia il grande caldo, scoppia l'estate a Pescara, domani la consegna della storica bandiera blu per la città e poi si comincia anche con gli spettacoli, si comincia con Funambolica al Teatro d'Annunzio, un lungo cartellone di eventi. Sindaco, allora, è l'estate che immaginava dopo un inverno così difficile per la città, per l'area metropolitana pescarese, Masci? Un caro saluto a te e ai telespettatori. È l'estate che mi auguro sia quella della consacrazione di una città che vuole presentarsi al meglio e che ha tutte le potenzialità per farlo. La bandiera blu è un simbolo, è un riconoscimento ed è un punto di partenza. Domani avremo questa iniziativa, la faremo allo Stadio del Mare per mostrare la Pescara più bella, l'unica città d'Italia che può vantare al centro della città, sulla spiaggia, a pochi metri, a pochi passi dall'acqua, questi spazi meravigliosi. Ma domani avremo anche a Pescara la consegna dell'Oscar del cicloturismo, un altro evento nazionale. E queste due iniziative testimoniano come Pescara sia una città centrale in tutta la programmazione anche nazionale di eventi che riguardano la sostenibilità ambientale, perché noi abbiamo molto puntato sulla sostenibilità ambientale e su tutto ciò che gravita intorno al mare, intorno alla spiaggia, intorno alle piste ciclabili. È una città che si sta trasformando e credo che ha colto appieno il messaggio di un nuovo mondo che si sta costruendo, che si basa su tre direttrici che sono la transizione ambientale, la transizione digitale e la transizione civica. Siamo pronti a farlo e in questo discorso ci mettiamo dentro la capacità di attrarre dal punto di vista turistico, con i tanti stabilimenti balneari, con le tante iniziative organizzate e con i tanti locali che riescono a diventare punto di riferimento di una platea molto più ampia di quella abruzzese, ma che va oltre l'Abruzzo. Ecco, sindaco, faceva riferimento ai locali, come si fa a contemperare le esigenze? Appunto, mi riferisco ovviamente alla sua ordinanza sugli orari e tra chi questa città la vive perché ci risiede quotidianamente, anche chi questa città la frequenta, soprattutto nei giorni della movida, del fine settimana, nella parte centrale, ma soprattutto e sempre più nelle prossime settimane sulla riviera. Dal punto di vista della sicurezza e della gestione dell'ordine pubblico, quali sono le sue speranze e le sue preoccupazioni? Noi possiamo contemperare le opposte esigenze trovando il giusto punto di equilibrio, con buon senso e sapendo che la città è di tutti e non soltanto di una parte. Mi sembra che i provvedimenti che abbiamo preso, che sono comunque provvedimenti temporanei che saranno modificati dal 7 luglio in poi, sono provvedimenti che, al di là di qualche polemica che sempre ci sta nel momento in cui l'amministrazione decide, questi provvedimenti siano stati accolti favorevolmente dalla cittadinanza. Io ricevo soltanto grandi consensi rispetto al fatto che finalmente c'è una politica, c'è un sindaco che decide sulle opposte esigenze e che non si fa tirare la giacchetta, ma che decide sulla base di quelle che sono le necessità di una città come Pescara, che non è soltanto una città che vuole presentarsi
bene dal punto di vista turistico, ma che è anche una città che produce, che lavora, che crea economia non soltanto nel turismo ma anche in altri settori. Quindi questo è il concetto che mi ha spinto a prendere determinati provvedimenti, ma sempre con grande buonsenso. Poi il dibattito, io dico che è sempre positivo, perché il dibattito permette a tutti quanti di crescere. Adesso c'è quello che in qualche modo interessa la ciclabilità, le biciclette sulle aiuole. È una questione di educazione, è una questione di civiltà. Dobbiamo capire che ogni cittadino deve avere a cuore il proprio territorio, perché il comune, gli enti pubblici non riescono a trovare tutte le soluzioni da soli. Occorre un impegno civico da parte di ciascuno di noi. Lo abbiamo visto con la pandemia, con le tante persone che si sono impegnate per i vaccini, per i tamponi, per aiutare coloro che in questo momento, in questo periodo, hanno sofferto più di tutti. Quindi c'è una città che si trasforma anche dal punto di vista turistico. Noi avremo tante presenze, come già abbiamo, perché Pescara è una città che riesce ad attrarre tutti quanti. Poi a una certa ora può dire ci vediamo domani, perché adesso la città si riposa per riprendere bene il giorno dopo. Masci, dicevo, stasera inizia con Funambolica l'estate dei tanti eventi al Teatro d'Annunzio, poi ci sarà il Flaian, il Festival Jazz, la stagione della estiva dell'ente manifestazioni. Qualcuno ha avuto da ridire sul fatto che a Pescara quest'estate non ci siano grandi nomi, ma il programma estivo non è ancora completo, mi pare di capire. Ci sarà qualche sorpresa? Ci saranno grandi nomi e, come al solito, sorprenderemo tutti quanti, perché Pescara è la città che riesce a portare grandi nomi, che riesce anche a dare spazio alle realtà territoriali che sono anche di alto livello, ma che spesso vengono sottovalutate solo perché c'è sempre la ricerca del nome importante. Noi avremo il giusto mix tra i nomi importanti e le realtà territoriali. Poi devo dire che credo che non avremo un giorno libero per chi frequenterà Pescara quest'estate, perché penso che con tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato noi come comune, oppure con gli enti che sono il braccio operativo del comune, perché l'ente manifestazioni pescarese è il comune trasformato in braccio operativo, così come le realtà museali. Ma ieri sono stato alla presentazione di Estatica della Camera di Commercio e del Porto Turistico, tutte realtà che gravitano su Pescara e creano un circuito di grande attrattiva nella nostra città. Quindi ci saranno grandi nomi. Lo Stadio del Mare sarà protagonista con eventi gratuiti per tutti di grande qualità. Poi avremo gli spettacoli al Teatro d'Annunzio, li avremo in giro per la città, perché non vogliamo trascurare neanche i quartieri. Noi lo abbiamo detto che volevamo essere l'amministrazione che arrivava dovunque, lo faremo anche dal punto di vista del turismo e dell'intrattenimento. Bene, io ringrazio Carlo Masci, auguro anche a lui una bella estate, finalmente un'estate in libertà, come tutti avevamo sognato nei giorni più bui di questo inverno. Una città molto viva, quella di Pescara, che sicuramente saprà confermarsi ora con questa bandiera blu tra le più in vista del paese. Grazie Sindaco. Grazie a te, un saluto ai telespettatori. Domani si festeggia appunto questa bandiera blu, domani, che praticamente già oggi per l'orario in cui andiamo in onda. Grazie ai nostri telespettatori e appuntamento a venerdì prossimo con i fatti e le opinioni. Arrivederci.